dell'aeronautica militare italiana. HH3F, entriamo nel vivo di questa esercitazione dove simuleremo il recupero di un naufrago disperso in mare e, avendo già messo in acqua l'aerosoccorritore accende la fumata per facilitare le operazioni di ricerca e soccorso, laddove il fumo sta ad indicare la direzione del vento al pilota e nonché la posizione. Adesso una cosa spettacolare, tutti in silenzio, sentiamo un po' cosa si dicono i piloti con gli operatori di bordo in cabina. HH3, e qualora ci sono dei traumatizzati da fuori salvo,
ci dirigiamo immediatamente presso un presidio ospedaliero più vicino al punto dove è accaduto l'incidente. Adesso vediamo ancora un altro po' di flottaggio, assisteremo tra un po' ad una manovra che si chiama decollo spiralato, quindi la KH3F vi farà vedere una spirale, eccola qui, perfetta, sotto controllo il vento, benissimo così, e via! Ricerca e soccorso in mare, ricerca di natanti, ricerca e soccorso di dispersi in montagna. Riusciamo anche a penetrare dove la vegetazione è molto fitta, sempre con un ausilio nel caso di uccello, attraverso l'aerosoccorritore di una scala con un'attrezzatura chiamata Forest, cioè un'attrezzatura che permette all'aerosoccorritore di penetrare una vegetazione fitta dentro le aree. Attento alle macchine.